Monte Iato. Teatro di satiri e menadi, da un'idea di Anna Maria Balistreri. All'antiquarium di Case d'Alia, nell'area archeologica di Monte Iato a San Cipirello, va in scena la rassegna Monte Iato. Teatro di satiri e menadi, nata da un'idea di Anna Maria Balistreri in collaborazione con il Teatro Biondo e il Teatro dei Due Mari. Un ciclo di 3 appuntamenti, sostenuto dalla direttrice del Polo Archeologico di Palermo dottoressa Spatafora con il supporto di Coop Culture in un sito archeologico a soli 30 km da Palermo, dove all'inizio dell'estate si è chiusa l'ultima campagna di scavi condotta dalla missione svizzera dell'Università di Zurigo. Più di 50 anni di scavi hanno portato alla luce una città vissuta dall'età del ferro, 987 avanti Cristo, fino al periodo svevo. Distrutta da Federico II nel 1246, nel corso delle rivolte musulmane, rimangono oggi tracce della polis, un teatro che rispecchia il modello più famoso del suo tempo, il Teatro di Dioniso in Atene, un'agora porticata su 3 lati e 2 boleoteria sale del Consiglio. L'antiquarium delle Case d'Alia, museo gioiello che domina la valle con un panorama incantevole, raccoglie i reperti provenienti dagli scavi della città, tra cui imponenti testimonianze statuarie di satiri e menadi. In questo meraviglioso spazio è andato in scena il 2 agosto il Curriculum di Dio, da un testo di Jean-Louis Fournier, adattato da Alfio Scuderi e Paride Benassai, con la regia di Alfio Scuderi e le musiche originali dal vivo di Alessio Bondi, produzione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, testo che con grande ironia racconta di cosa accadrebbe se Dio, stanco di non far nulla dopo aver creato tutto, si mettesse alla ricerca di un lavoro e per di più proprio in Sicilia? In una dimensione surreale, una storia sagace, ironica, a tratti dissacrante, che induce lo spettatore a riflettere e a porsi domande complesse sul senso della propria esistenza e sull'essenza del creato. Domenica 6 agosto grande successo ha avuto Medea di Seneca prodotta dal Teatro dei Due Mari, diretta da Walter Pagliaro, con traduzione e drammaturgia di Filippo Amoroso. Una maga straniera innamorata di Giasone e pronta a sacrificare i suoi figli è stata interpretata da una superba Micaela Esbra, al fianco di Luciano Virgili. Dopo il successo di Tindari, lo spettacolo è stato qui acclamato da un pubblico entusiasta, prima di essere accolto al Teatro Olimpico di Vicenza nei prossimi giorni. Chiude la rassegna il 19 agosto Troiano della compagnia I Policandri. Dopo 10 anni di assedio la città di Troia è caduta. Ecuba, Andromaca, Cassandra, Elena, 4 donne attendono il loro destino, si raccontano, si interrogano sul futuro, si confrontano con il dolore. Le scene di uno spettacolo ispirato all'opera di Sartre, intimo e complesso, in una dimensione tragicamente attuale. Prima di ogni rappresentazione è stato e sarà possibile visitare l'antiquarium accompagnati da un'archeologa a cura di Coop Culture. Il progetto teatrale si proietta negli anni futuri ed intende restituire alla fruizione della collettività un luogo ricco di storia e di cultura, nell'incontaminata bellezza del suo paesaggio. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.